Ok, ragazzi, allora per oggi ci fermiamo qua, anche perché vedete che all'imbrunire sta lì, c'è il Franciscus. Che dice Franciscus sulla campo largo? Vabbè, campo largo che l'erba cresce. Vabbè, ragazzi, questa è una roba assurda. Sta casa qui è assurda per grandezza, per tutto. Tutto aperto, tutto presenziato. Allora, facciamo le conclusioni. Conclusioni, dai, Franci, vieni che chiudiamo, dai. Dai, vieni. Franci, e dagli. Sono curioso, va. Allora, io direi che come prima esperienza qui, così. Non si vede Alessandro, porco due, eccolo. Oppure facciamo la conclusione, no, eccolo, eccolo. Allora, come prima esperienza, tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Abbiamo visitato in tutto 1, 2, 3, 4, case. Quasi 5 case. E adesso vediamo come distribuirò questi video sul canale durante la settimana. Ma l'Urbex Team del Postman è realtà. Yeah! Abbiamo iniziato, siamo partiti. Questo è il battesimo del fuoco dell'Urbex. Battesimo del fuoco dell'Urbex Team del Postman. Iscrivetevi, se il video vi è piaciuto lasciate like. Fatelo. Iscrivetevi. Vi saluto Mattia. Risalutiamo Mattia, ciao Mattia. Zona Macerata e dintorni, se conoscete posti abbandonati contattatemi in direct su Instagram, fatemi sapere perché non sbrighiamoci. Sì, sì. No, vabbè, se sentite da là. Veniamo là. Andiamo un attimo a vedere e poi chiudiamo. Se sentite un tonfo di chiusura di porta. Oh, c'è una persona. Tu. Bella, via, via. Porco Giuda, via, via, via. Ci ha visto. Piano. Oh, ragazzi, se sentite una chiusura di portiera, di qualcosa, e c'era una persona che stava a lavorare sui cambi. Comunque. Salutate! Ciao! Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio, anzi nostro nuovo video, perché oggi iniziamo il nostro nuovo format per il mio canale. Oggi domenica 14 aprile, sono le 18:30 passate, abbiamo aspettato che passasse un po' di calura perché oggi veramente è stato un caldo assurdo. Adesso prenderemo anche l'acqua, Cosmin c'ha anche le bottiglie, puliti anche di torcetta. Si va di urbex. Allora vi dico fin da subito che non sappiamo come andrà a finire oggi, perché io andando al lavoro ho visto delle case abbandonate, ma non so se sono aperte. Non abbiamo avuto tempo di fare il famoso sopralluogo. Quindi vedremo, non so che cosa ne verrà fuori. Potrebbe anche essere, ecco, esplorazioni finite male. Finiranno male perché non entreremo. Ci tengo anche a dire che le esplorazioni le farò in totale sicurezza. Quindi luoghi accessibili, luoghi aperti, luoghi abbandonati. Se sono strutturalmente pericolosi, se cade entro tutto, solo io. Loro solo non entreranno. Ecco, esatto, se la poteva risparmiare. Però pazienza. Allora siamo pronti. Saluto il mio siamo amico Mattia. Carichi, salutiamo Mattia. Lui sa chi è, non possiamo dire il ci cognome. Ci serve da scuola Mattia. Ciao Mattia, te vedi a scuola con lui, non con me ovviamente. Allora, io sono pronto col cappellino super professional, telecamera del Kaiser, abbiamo la pila, fa vedere la pila, abbiamo la pila, ecco qua la pila. Fantasma formaggino, ci sei vero. Esatto, che voi volete dire qualcosa, sì, poi andiamo? Cosa. Allora, praticamente... Veloce, stringi. Questo non è il primo video, questo è il secondo video. Ma lo sanno, lo sanno. Il primo l'abbiamo fatto, andate sul canale mio padre, iscrivetevi, lasciate like e trovate tutto. Ovviamente, fatemi sapere nei commenti se la serie vi piace. Se non vi piace, pazienza, perché la facciamo uguale. Va bene, partiamo, ci fermiamo a prendere l'acqua e se va, perché sennò è troppo tardi. A tra poco, ciao. Ciao. Allora ragazzi, allora questo è il mio bolide, questa è la Postman Mobile, la Postman Mobile. Allora ragazzi, abbiamo trovato le mie, che dici Cosmin? Sì. Come la vedi? Allora ragazzi, attenzione, una è questa e una è
Una è questa, ragazzi, eccola qua, e l'altra è qua dietro. Allora, qui c'è una sbarra, qui c'è una sbarra, qua dietro ci sta, qua dietro ce ne sta un'altra di casa. Vediamo se ci sta qualcuno. Adesso qui siamo purtroppo sulla strada, come potete vedere. Guardate, intanto facciamo anche una panoramica del paesaggio, del paesaggio clamoroso che ci sta qui in zona. Allora, sta arrivando un apetto, venite qua ragazzi. Adesso noi tenteremo l'intentabile sul canale del Postman. Ecco qua, passato un apetto proprio adesso, e vediamo. Allora, ci sta una sbarra, però qui, brava, verso di là, tentiamo la fortuna. Verso qui. Adesso facciamo prima un sopralluogo intorno e per controllare che non ci sta nessuno. E poi dopo tenterò di entrare. Comunque questa è aperta. Se è aperta, io entro. Allora, a tra poco, ciao. Oh, è già partita un'attacca, Allora, questa è l'entrata, ragazzi. Qui c'è l'entrata aperta. Facciamo prima un giro intorno, dai, facciamo un giro intorno. Adesso che non passa nessuno. Allora, questa è la tipica casetta proprio di campagna. Qui ci sta tipo una. Qui ci sta una. Non lo so, chi è? Che poteva essere questa? Una stalletta. No, ci sta una tanica di gasolio. C'è una tanica di gasolio, speriamo. Fortuna che noi non fumiamo. Che c'è? Che c'è? Una tarantola! E chi è la tarantola? Spider-Man! Qui a me mi farà. I figli mi manna in paranoia. Allora, ragazzi, qui abbiamo visto che qua dietro è aperto. Abbiamo fatto una sorta di. Le ortiche! Allora, qui che è? Che è qua? Qui ci sta. Qui c'è una tanica. Il gasolio. Ecco qua, questa prima stavamo lì. Poi qui ci sta specie una stalletta. Stretta. Piano. Eccola, questa tipica stalletta proprio. Cosmin, c'hai la pila? No. C'hai la pila? Vai, dammi una illuminata dentro, veloce. Cosa? Lì ci sta. Che ci sta là? Oh. Che c'è lì per terra? Che è? Ma che c'è, ha gambato qualcuno qui? Aiutaci un po'. No, mi sei. Aspetta. Qui ci sta della. Qui ci. Oh, porca miseria. Qui occhio. No, fermi. Voi fermi lì. Ok. Qui c'è stata la roba che è stata buttata. Questa era una stalletta, penso, una roba del genere. Che è qui? Qui è tutta munnezza, ragazzi. C'è tutta munnezza. Cos'è? Non lo so, qui però. No, ma tieni, regge. Ok, voi siete rimasti sull'usio, bravi. Dai. Adesso. Qui ci stanno dei giornali, c'è tutto abbandonato, impresenziato. Ok. Torna illuminata. Sì, spegni la torcia. Allora, qui bisogna preservare la batteria della telecamera, male che vada, dopo faremo con col telefono. Come la vedi, Ale? Come la vedi? Come la vedi, Ale? Cosmin? Per me si può entrare. Si va sopra. Può entrare. Ascolta. Oh, ci regge qui secondo voi? Ci regge? Prova a vedere. No, Frangie, no. Allora, ragazzi, abbiamo detto che in misura di. Il problema è che. Allora, no, io vi dico la mia, raga. Guarda. Urla, non urla, oh, non urla. Guardami. Porca miseria, vai. Io per me la vedo in presenziata. No, Franci, fermo, vado su io. Ragazzi, vado su io. No. Vado su io. Allora, stoppiamo un attimo. Allora, ragazzi, sono entrato. Arriva una macchina, mi nascondo. Fermi. Allora, ragazzi, questo è l'interno, ecco. È tutto puntellato. No, non ci venite, è tutto puntellato, ragazzi. Ci sta una sedia, ecco, qua ci sta una sedia. Qui ci sta un'altra sedia. Ecco, questo è quello che ci sta dentro, ragazzi, non c'è niente. È tutto puntellato, niente. Ok, ho visto tutto. No, non mi serve, si vede bene. Ho ripreso tutto, ragazzi, non c'è sta nulla. E è tutto puntellato dal. Ci sta i puntelli per non far venire giù il tetto, capito? Ok, ragazzi, missione compiuta. Sì. In totale sicurezza. Adesso piano piano calo io cercando di non ammazzarmi. Ciao. Allora, ragazzi, eccoci qua. Questa è la seconda casa. Prima stavamo lì.
Qui c'è sta, quella che è una sorta di... Prima stavamo lì, questa non l'abbiamo vista, ci passiamo dopo. Questa è la seconda casa, ragazzi. Questa è la seconda casa. Passano le macchine. Passano le macchine. Abbastanza più grande di quell'altra. Molto più grande. La casa è aperta, ragazzi. Guardate dove sta il Franci. La casa è aperta, ragazzi. Attenzione. Che si vede, Fra? C'è le scale? Sì, troppe scale. Però queste reggono. Perché... Facciamo un giro? Facciamo un giro intanto per l'ustativo? Sì. Allora, facciamo un giro intorno e poi torniamo qua. A tra poco, ciao. Ma che reggono? Reggono, sì. Dici? So, perché non ci sta una sbarra. Sì, ma pa- qua. No, qui no. Qui che è? Il pozzo. Questo dovrebbe essere il pozzetto. Questo credo che sia il pozzetto. Giro per l'ustativo. Alessandro! Alessandro! Vieni, vieni qui! Vieni giù 30 di chi? Facciamo il giro per l'ustativo intorno, Lando. Dai, veloci. Erba, cioè ci stiamo appigliate tutto qui. Ortiche. Fitoni. Qui la vegetazione. Oh ragazzi, queste le mocchiappate proprio a. Queste le mocchiappate proprio a. Qui, oh, qui ce ne sta un'altra qua dietro, ragazzi. Qui è pieno, ragazzi. Miniera d'oro, Qui non ci vede neanche sulla strada. Sì, ci vede comunque. Ci vedo comunque. Allora, qui ce ne sta. Allora, io qui non mi addentrerei, ragazzi. Tanto qua è tutta vegetazione. Allora proviamo ad entrare, dai, sì, ci sta casa vicino, no? No, no. Comunque, allora, a tra poco, ciao! Allora, ragazzi, siamo dentro. Vediamo un attimo prima sta. Illumina un attimo, Franci. Ok. Così. Questa è la prima. Non entrare, rimani sull'uscio, amore, rimani sull'uscio. Che ci sta qua dentro? Anche qui è puntellato, Tutto pieno. Anche qui è puntellato, là dietro non ci si va, ragazzi. No, 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 non andavo oltre. Qui ci stanno i materassi, boh, dei rimasugli. Chissà di chi era sta casa. Boh. Dai, proviamo ad andare sopra, dai. Facciamo un attimo le scale. Aspetta, aspetta, vieni un attimo qua, Fra. Reggi. Qui c'è stata una stanza. Guarda le scale, reggi. Mazza, è freddo qua dentro. Eccoci qua, qui non c'è sta niente, ragazzi. Qui c'è visto, che è? Ma qualcuno c'è venuto. Vita Danone. L'apocalisse. Speriamo che qualcuno non c'è più dentro. Chi va davanti? Io. Davanti Franci con la pila, dai. Ok, passatelo pure a me la pila. Piano, 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 ragazzi. Ma tu contro. Suona Gojo? Suona Gojo? Attenzione. Occhio, occhio, occhio. No, 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 no. Ragazzi, qui ci conviene fermarci però, è lì davanti non ci si va, ragazzi. Anche qui è puntellata, è tutta puntellata, ragazzi. Che ci sta qui? Bellissimo! Allora, camino disumano. Bella, questo è proprio camino del vecchio old style proprio. Riprendimi bene, Franci. Qui ci sta il camino. Ci sta una. Ci sta un lavandino, credo che. No, no, là non ci si va, là non ci si va, ragazzi. Là non mi piace. Ci vado io. Allora, voi rimanete qui, qua ci vado io. Non bisogna mai camminare in mezzo, solo sui lati. Ok. Qui ci fermiamo, no, no, no. È tutte macerie, ragazzi. Non vale la pena, no, no. Qui ci sta un guarda! Che è? Una stufa, che è? Ci sono luce! Che è la luce? La luce viene da fuori, Cosmin! No, qua! Santo il cielo! Qua! Qui c'è. No, qui ci sta un vecchio. Il vecchio coso, come si dice? Aspetta. Che ci sta scritto là, ci sta qualcosa. Guarda, vedo! Ok. Là ci sta qualcosa. Ci sta una sorta di. Una stufetta pare, una stufa. Sì, là ci sta scritto qualcosa. Tu! Ah no, è vegetazione. Okay. Beh, ci fermiamo qua, ci fermiamo qua, non si va oltre, ragazzi, perché non mi piace. L'acqua. Dai, torniamo indietro pianissimo, uno per volta. Francesco, non passa in mezzo, passa più possibile vicino ai muri. E qui c'è anche un puntello che è andato giù. Beh, dai, il cammino è stufa, abbiamo visto, è interessante, ragazzi. Babbo, guardate sempre porco dietro. Porco giura, mi sono cagato sotto. Porca miseria, vai. Che una miseria. Beh. Allora, ragazzi, adrenalina, A me io c'avevo una bippa di pannolini di Pampers. Pannolini. Ascolta, raga, però ve lo dico, non l'abbiamo esplorata tutta perché se dentro c'era qualcuno era abbastanza, non c'era nessuno, ma dentro era abbastanza scatafasciata.
Però ragazzi, come prime due case, direi tanta roba abbiamo visto già, eh. Allora proviamo a vedere sta casetta qua dietro e poi riprendiamo la macchina. Poi riprendiamo. A tra poco, ciao. Allora, grazie al mitico Franci, saluta Franci. Ciao. Che se n'è accorto. Qui abbiamo un bellissimo forno anni 50, forno old style. Quindi sta casetta qui era il forno, ragazzi. Qui ci facevano il pane. Porca miseria, oh. Anche dolci. Ah, miseria. Oh. Vabbè, qui è tutto sbarrato. È tutto sbarrato, lasciamo perdere. Dietro abbiamo detto. Vogliamo vedere anche qua dietro? Sì, ma anche se è tutto... Vabbè, ma tanto qui non ci sta niente, dai. È un piccolo forno. Mi pizzica tutto. Qui va giù. Che è? Vabbè, qui tutta vegetazione. Porca miseria, tutta vegetazione, ragazzi. Qui vabbè, inutile, via, torniamo indietro. Vai. Via. Ok, allora, Alessà, calma, Alessà, fai un passo per volta, dai, mo, su. Cosa con la tua scarpa? Dai, che ti aspetto, dai, ok. Allora, torniamo verso la macchina, ragazzi, dai, torniamo verso la macchina. Gli ultimi minuti. Allora, questa è stata la prima, la nostra prima... Ah, miseria. Meglio i pantaloni lunghi. Allora, torniamo verso la macchina. Aia, porco due. Allora, prima esperienza Urbex. Clamorosa. Ecco il macchinone del postman. La post mobile. Allora, ragazzi, Cosmin, prima impressione? Bello. È stata, allora, questa super pathos. Spettacolare. Questa super pathos. Un pochino... Adesso ci facciamo anche facciamo l'immagine di copertina. Ragazzi, Franci, bellissimo. Franci, la seconda casa, la cagaste sotto. Mi sono spaventato. Ti sei spaventato? No, dai. Anche se potevamo anche andare più avanti. Sì. Riprendere la cacca d'uccello. Eh? No. Ma perché adesso? Dai. Allora. È bellissimo, cioè, non mi ha ancora ripreso a me. Allora. Aspetta. Chiaramente adesso la aspetta, mettete qua. Allora. Secondo me l'esperienza più bella che ho mai vissuto. Dai, senti, ci siamo divertiti. Fammi vedere l'ortica che mi ha fatto, guarda. Lo so, pure a me, Alessandro. Ale, lo so, amore. A me non mi ha fatto niente. Boh, ragazzi, comunque, qui tanta roba, sì. Qui tanta roba. Continuiamo dentro. Allora, adesso facciamo un altro giretto con la macchina per vediamo se troviamo qualcos'altro. Ci abbiamo già parecchio materiale, eh. Sì. La seconda casa, clamorosa. Stanza col camino, clamorosa. Stufetta, clamorosa. Sì, però... Tanta roba. Torniamo a Mogliano. Torniamo quella verso casa, Mogliano? Quella casa lì. Ma lì c'è da andarci a piedi, però, porcaccio due. Ah, mi pizzica tutto. Sì, dai, proprio il conte. No. Vabbè. Andiamo... andiamo verso Stranezio Giovanni. Andiamo verso Stranezio. Ma anche qua su ne ho viste diverse. Guarda, che qui è pieno, ragazzi. Allora pieno. Andiamo un pochino più avanti qua in questa zona. Comunque. Tanta roba. Urbex by il vostro postman. L'avevamo promesso, finalmente l'abbiamo fatto. Che ora è? Boh, non si sa. Controlliamo l'ora, poi vediamo se facciamo qualcos'altro. Chiaramente. Questi video li vedrete, spero, scaglionati durante la settimana. Però vediamo quello, il materiale che abbiamo raccolto. A tra poco. Ciao. Ciao. Iscrivetevi, like, fate il cazzo. Andiamo subito.